eccellenze a Napoli, come tu hai sempre detto, ci sono, molte stanno in questa sala qua, molte stanno emergendo grazie anche al lavoro importante che si sta facendo nella città. Che ne pensi, insomma, delle parole dette da Grimaldi, da Scuderi, che mi sembrano parole di cuore, che hanno molto, hanno colpito molto, almeno mi hanno colpito molto. Anche le eccellenze hanno bisogno di comunicazione. Quindi credo che sia molto importante che l'ANSA abbia aperto questo focus sui territori del nostro paese. Oggi chiaramente siamo a Napoli e per noi è fondamentale che si conosca che Napoli è soprattutto talento in positivo, il che non significa che non ci sia anche il talento negativo, ma proprio perché è una lotta quotidiana che mettiamo in campo tra il bene e il male, noi registriamo ogni giorno sempre di più una parte considerevole di cittadini che investono nella qualità in tutti i settori, dal commercio all'artigianato, all'high tech, all'innovazione tecnologica, alla piccola e media impresa, all'enogastronomia, alla cultura, al turismo. Lo si fa in condizioni difficili, lo si fa spesso senza un euro di finanziamento pubblico, ma in questa città sta, rispetto ad altri luoghi, crescendo sempre di più un senso di comunità, cioè stare insieme, il pubblico e il privato, per fare qualcosa di sempre migliore per i nostri territori. E se consideriamo che qualche anno fa, quando si parlava di comunicazione, di informazione e di media, si parlava solo di Gomorra, negli ultimi 2 anni e mezzo noi registriamo oltre 400 produzioni cinematografiche a Napoli, compreso Gomorra, che significa Gomorra più 400. E quei 400 sono anche L'Amica Geniale, Bastardi di Pizzo Falcone e tantissime altre produzioni che evidentemente nello scegliere Napoli stanno intuendo e capendo che al di là delle bellezze c'è un'effervescenza, un'energia e una vitalità che va colta.